Stile della casa, BAF è ventesima edizione, ventennale, 20 anni e non mostrarli. Speriamo che sia così. Per i nostri 20 anni abbiamo pensato di fare una cosa che aprisse il festival anche all'estero, quindi abbiamo un ospite molto importante che ha vinto due Palme d'Oro a Cannes, che ha vinto un premio Oscar, cioè Billy August. Billy August è quello che ha fatto Pelle alla conquista del mondo, che ha fatto con le migliori intenzioni, cioè film che hanno avuto grande successo a livello mondiale, che viene a trovarci, è uno che non viene quasi mai in Italia, quindi siamo molto orgogliosi di questa sua visita. Naturalmente stiamo anche attenti a quello che sta succedendo nel mondo e quindi Lidia Lieberman, che è un'attrice ucraina che da tempo vive in Italia, che ha fatto Maternal, il film di Maura Del Piero che è stato presentato a Locarno 2 anni fa, ci racconterà con quale stato d'animo sta lavorando in questo periodo. Ricorderemo Pier Paolo Pasolini, lo ricordiamo con un ospite che è una vecchia conoscenza del BAF, cioè Pupi Avati. Perché Pupi Avati? Perché Pupi Avati, anche se non figura nei titoli, ha scritto gran parte della sceneggiatura di Salò, l'ultimo film di Pier Paolo Pasolini, quindi ci racconterà di questo rapporto, di questo lavoro. Ma vedrete, poi via via annunceremo che anche molte altre persone che sono venute a trovarci in questi anni verranno a visitare il BAF in questi suoi 20 anni, che appunto speriamo non vengano troppo dimostrati. E poi ricordiamo anche Monica Vitti, lo stesso Alessandro Sobbiati. Allora, Alessandro Solbiati ha fatto un bellissimo lavoro musicale che presenteremo allo Spazio Reti e che sarà uno degli avvenimenti, diciamo, clou del festival. E Monica Vitti la ricordiamo con un documentario che l'ha dedicato il nostro amico Fabrizio Corallo, anche lui vecchia conoscenza del BAF, e quindi anche questa grande attrice che non c'è più sarà in qualche modo presente nella nostra programmazione. Perfetto, grazie Steve, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci.